principalmente le categorie che compongono la nostra realtà sono le imprese, dalla piccola startup alla grande corporate, i laboratori industriali, sia pubblici che privati del territorio, e il mondo degli enti di formazione. Questa terza gamba, no, della nostra realtà è per noi particolarmente importante, perché siamo convinti che le competenze siano un asset fondamentale per consentire alle strutture del territorio di crescere a livello di competitività, cioè quindi che la tecnologia debba sempre andare di pari passo con quello che è la capacità delle persone di generare valore aggiunto. Organizziamo e creiamo opportunità per far sì che i nostri attori e i nostri stakeholder a livello locale, nazionale o internazionale entrino in contatto e in connessione, e per farlo usiamo diversi strumenti, sicuramente l'organizzazione di iniziative come eventi, workshop, webinar, tavoli di lavoro ci danno modo di confrontarci e di far confrontare i soggetti su tematiche prioritarie. I tavoli di lavoro sono un po' il cuore, diciamo così, tematico su cui è costituito il cluster. Sono 8 i tavoli di lavoro su cui ci concentriamo. Uno è dedicato all'automazione robotica, siamo nel territorio della Packaging Valley. E uno è dedicato alla Digital Advanced Manufacturing. Un altro gruppo di lavoro è dedicato a quello che è il mondo dei motori e veicoli sostenibili, efficienti e connessi. C'è un altro tavolo di lavoro, una value chain, è dedicata a quello che è il sistema dell'elettrificazione della mobilità, quindi diciamo che affronta questo grande passaggio con cui ci stiamo confrontando. Abbiamo due tavoli di lavoro più settoriali, uno dedicato alla nautica e uno dedicato a quello che è lo sviluppo del settore dell'aerospace e dell'aeronautica, e infine due gruppi di lavoro, di cui uno dedicato ai materiali avanzati, come diciamo così elemento tecnologico abilitante per tutti gli altri settori, e in ultimo un tavolo di lavoro dedicato alla fluid power, quindi diciamo tutte quelle che sono le tecnologie per l'idraulica e la fluidodinamica, che diciamo su questo territorio, per quanto magari meno conosciute di altri comparti, hanno un impatto molto pesante in termini di innovazione e anche banalmente di occupazione. Oltre agli eventi e alle iniziative, le altre linee principali su cui ci attiviamo sono quella dell'individuazione di progettualità comuni su cui far lavorare la nostra rete, di nuovo dentro quello che è il contesto territoriale, ma anche in rapporto, in accordo con, diciamo così, altre realtà a livello internazionale. Ci muoviamo molto su quello che è il sistema delle reti internazionali, facciamo parte di diverse reti tematiche, la rete è legata ai processi di alleggerimento strutturale nella produzione industriale, e in questo contesto ci muoviamo con altri 13 cluster internazionali e ci troviamo per identificare progettualità o linee comuni di azione. E allo stesso modo facciamo parte della rete internazionale dei cluster dell'automotive e di una rete internazionale, una partnership interregionale, che invece ha l'obiettivo di applicare le tecnologie 5G a quelli che sono, diciamo, una serie di comparti industriali prioritari. Noi in questo caso specifico seguiamo in particolare l'applicazione, diciamo, di nuove soluzioni di connettività su quella che è il tema dell'industria del futuro e della guida autonoma e guida connessa, ecco, diciamo così. E in più, diciamo qua un po' chiudo con quella che è la panoramica di quello che facciamo come cluster MEC per abilitare la transizione digitale, la transizione ecologica, portiamo avanti una serie di processi che supportino il territorio, l'ecosistema e le aziende a, diciamo così, favorire processi di internazionalizzazione. E a breve parteciperemo a una missione regionale in Giappone, dove come obiettivo abbiamo quello di creare nuovi ponti verso quello che è un territorio che da tanti punti di vista è sicuramente una grande ricchezza da cui trarre ispirazione e anche relazioni per svilupparci ulteriormente. Il Giappone è interessante perché, come si sa, tra un paio di anni ospiterà Expo 2025 a Osaka, nella regione di Kansai, e sicuramente questo tipo di iniziative estremamente ampie con grosse ricadute danno modo di generare tutta una serie di nuove opportunità relazionali su cui ha senso lavorare come territorio.